Gli ispettori ONU hanno iniziato la loro missione ascoltando feriti e testimoni del presunto attacco con gas letali della scorsa settimana e raccogliendo campioni nella zona alle porte di Damasco. Momenti di paura quando alcuni cecchini hanno sparato e danneggiato uno dei veicoli delle Nazioni Unite. Reciproche le accuse tra i ribelli e il governo sulla responsabilità dell'atto. Intanto la diplomazia si muove. Indiscrezioni di stampa danno Londra e Washington pronte a intervenire militarmente, anche se i portavoce istituzionali si mantengono prudenti. Parigi e Berlino sono sulla stessa lunghezza d'onda, con la Francia decisamente più bellicista. Ma dalla Russia il ministro degli esteri Lavrov avverte: qualunque intervento militare in Siria senza un mandato delle Nazioni Unite rappresenterebbe una grave violazione della legge internazionale. L'allargamento del conflitto, secondo Monsignor Audo, vescovo di Aleppo e presidente di Caritas Siria, rischia di avere dimensioni mondiali. Nel frattempo si fa dura l'opera di assistenza alle vittime della guerra civile. Continua l'esodo verso la Giordania, dove oltre ai profughi siriani ce ne sono altre centinaia di migliaia tra egiziani e iracheni. 3 milioni sostanzialmente di immigrati su 6 milioni che è la popolazione totale, dà l'idea insomma di un numero molto pesante da gestire. Basti pensare che la Giordania è il quarto paese al mondo più povero per quanto riguarda l'acqua. Ieri eravamo a Zarqa, dove l'acqua c'è una volta alla settimana e solo chi ha cisterne, taniche, può fare un discreto approvvigionamento, quindi può bastare sostanzialmente per il resto della settimana. E per un paese che dipende dall'estero per quanto riguarda il cibo, soprattutto l'importazione di cereali, l'energia, pensiamo al tema appunto dell'importazione appunto del gas e del petrolio, quindi avere sulle sue spalle una popolazione così ampia di immigrati certamente non è facile gestire questa situazione.